Protesta a Bussoleno per la decisione del Tribunale del Riesame di non concedere alternative al carcere a Dana Lauriola, portavoce Notav. Deve scontare 2 anni. Ieri sera la notizia che la leader Notav Dana Lauriola dovrà andare in carcere per gli episodi di 8 anni fa ha fatto molto discutere. Noemi Romeo ha parlato con l'attivista. È questione di ore, al massimo di giorni, poi Dana Lauriola, 38 anni, di Bussoleno, portavoce del movimento Notav, dovrà cominciare a scontare 2 anni in carcere alle Vallette di Torino. La Cassazione ha confermato la condanna per i fatti del marzo del 2012, quando in 300, e tra questi c'era anche Dana Lauriola, avevano interrotto il traffico sulla Torino-Bardonecchia, boicottando il pedaggio alla Sitav. Violenza privata, reato contestato, 2 anni di carcere, una pena pecuniaria che lei dice di avere pagato. In quell'occasione io partecipai per una decina di minuti a questo rallentamento del traffico in cui invitammo le persone quel giorno a far pagare a monti il pedaggio. I giudici hanno rifiutato le richieste della difesa, l'affidamento ai servizi sociali. L'altra alternativa erano i domiciliari, dice il suo avvocato Claudio Novaro di Torino, che aspetta di leggere le motivazioni riservandosi ogni commento successivo. Intanto questa mattina un gruppetto di Notav ha protestato davanti al municipio di Bussoleno. È una pena sproporzionata, una vera persecuzione, fanno sapere dal movimento. Dana Lauriola lavorava a Torino in un dormitorio per i senza fissa dimora, vive da sola con i suoi gatti. Ovviamente questa cosa mi rattrista, ma sono salda e sono sicura, insomma, di aver fatto la cosa giusta per provare anche a rendere la società un posto migliore. E da questo pomeriggio sotto casa di Dana Lauriola c'è un presidio di militanti Notav in segno di solidarietà, una manifestazione di sostegno nell'imminenza della traduzione in carcere.